In occasione della giornata dedicata allo sport, alla pace e alla libertà, presso il palazzetto dello sport di Rocca d'Aspide ritroviamo l'assessore allo sport, al turismo e allo spettacolo del comune, Giuseppe Iuliano. Ancora una volta, lo sport si fa portatore di messaggi importantissimi. Siamo qui al palazzetto dello sport di Rocca d'Aspide per un altro evento che questa mattina, una bellissima giornata di maggio, viene fatto qui a Rocca d'Aspide, un evento importante non solo per la cittadina di Rocca d'Aspide ma per tutto il nostro territorio. E l'evento con una tematica molto particolare che è sport, pace e libertà. E noi siamo sempre presenti, sempre qui, siamo come amministrazione, ricordiamo anche oggi di porti i saluti del nostro sindaco che all'ultimo minuto, all'ultimo momento ha avuto un contrattempo. Quindi io posso solo augurare una buona giornata a tutti e ringraziamo il presidente Pessolano che è qui presente oggi con noi. Massimo Pessolano, presidente della Federazione Comitato Territoriale di Salerno, oggi presso il palazzetto dello sport di Rocca d'Aspide, una giornata dedicata allo sport che ancora una volta veicola dei valori. Assolutamente sì, ed è un piacere per il Comitato Territoriale essere qui in questa cittadina Rocca d'Aspide che già in passato ci ha accolto con i nostri eventi e quindi, come diceva lei, è un piacere riprendere di nuovo le attività dopo che per qualche anno ci siamo dovuti fermare causa la pandemia e da qualche mese in avanti stiamo riprendendo con appunto le attività del volley S3 e oggi ne abbiamo una parte che si sta divertendo all'interno di questa struttura bellissima. Un momento di incontro per i ragazzi dopo un periodo, come lei diceva, veramente difficile. Sì, molto duro, perché purtroppo c'è ancora tanta paura. La pandemia ci è ancora vicino purtroppo e quindi piano piano attraverso i nostri protocolli che sono molto severi siamo riusciti a riprendere in parte le attività. Quindi da qui in avanti speriamo che con l'abbassamento dei contagi si possa riprendere a pieno titolo tutta l'attività. Bernardo Antonio, consigliere responsabile delle selezioni territoriali, si parla di pace e libertà attraverso lo sport oggi a Rocca d'Aspide. La vostra presenza è veramente importante, soprattutto per i giovani che si affacciano allo sport. Assolutamente sì, viviamo un momento molto particolare, anche se da lontano, però la pace è attraverso lo sport, che è uno strumento fondamentale. E veramente si può cercare di andare oltre questo momento che è assurdo, voglio dire, soprattutto spiegarlo a dei ragazzini così piccoli e far capire che c'è dall'altra parte del mondo dei ragazzini semmai della stessa loro età che devono essere rinchiusi, devono stare in dei bunker e non possono divertirsi e giocare come oggi accade qui a Rocca d'Aspide, grazie alla società di Rocca d'Aspide, al comitato territoriale che è sempre presente. Anzi, colgo l'occasione e porto i saluti anche del consigliere referente Antonio Di Nolfi, che oggi purtroppo per motivi personali non è potuto essere presente. Noi come comitato ci teniamo tantissimo all'attività di base che è questa dell'S3 perché è linfa vitale. Questi sono gli atleti del futuro e soprattutto vivono un momento di gioco che è fondamentale nella crescita, soprattutto alla luce di questi 2 anni purtroppo tremendi anche per la pandemia mondiale che c'è stata. Vicepresidente della SD Polisportiva Rocca d'Aspide, nonché atleta, ritroviamo Marica Babbone per la giornata dedicata allo sport, alla pace e alla libertà. Tanti ragazzi oggi qui a Rocca d'Aspide che si allenano finalmente insieme. Siamo qui oggi a Rocca d'Aspide con questa manifestazione S3. Appunto troviamo molti bambini che si stanno divertendo, stanno giocando, finalmente dopo tanto tempo difficile siamo di nuovo qui con tutti questi bambini in campo e ci sono varie fasce di età e varie squadre e si dilettano a giocare. Lo scopo è farli divertire, stare insieme, giocare, quindi è molto bello ritrovarsi di nuovo qui con loro.